Piove a San Siro oggi pomeriggio. Questa è la quinta di campionato. Abbiamo fatto le ultime due partite. Una lasciamo stare. Quella dopo dovevamo, potevamo fare di più. Oggi Pioli fa delle scelte che io non condivido, soprattutto vedendo a quello che hanno portato in passato. Questa difesa 3 che nello scorso campionato abbiamo visto arrancare parecchio, e soprattutto non avendo difensori centrali nuovi e soprattutto un Kier con un anno in più di età, io mi auguro che stasera vada bene. Ricordiamo che comunque il Verona quest'anno non ha fatto una partenza di campionato così brutta, facendo 6 punti su 6 le prime due, poi ovviamente dopo si è persa, ricordiamo sempre che è il Verona. Ma poi se Pioli deve per forza fare questa cosa, proprio non ne può fare a meno, l'avrei fatto più col Cagliari che col Verona, perché non so, il Verona la vedo quella squadra stronzissima. Mi ricordo l'anno scorso ci ha fatto tripolare l'andata, poi al ritorno, vabbè, il ritorno era tipo l'ultima di campionato, alla fine ha prevalso il più forte. Però non so ragazzi, Pioli c'ha veramente queste scelte che io faccio fatica a capire. Poi io sono sicuro che in settimana è stata provata questa cosa, quindi insomma non arrivano là sprovveduti, però io a volte non lo capisco. L'anno dello scudetto non ha mai fatto una volta la difesa 3, anche con 10 indisponibili non l'ha mai fatta. Adesso si è puntato su sta cosa e vabbè. Comunque so che vedete FIFA 23 sullo sfondo. Come ha già anticipato, dal 1 ottobre subentrerà eSports FC 24, perché acquisterò il 1 ottobre la versione Ultimate. Gioca Sportiello, Maignan dovrebbe saltare due partite, dovrebbe entrare con la Lazio per poi giocare contro il Borussia Dortmund, così è quello che trapela, che l'anno scorso doveva stare fuori un mese, ne è stato fuori 6. Evidentemente nella preparazione c'è più di qualcosa che non va. Loftus Cheek alla fine aveva dei crampi, meglio così, perché conoscendo i nostri polli poteva andare tranquillamente peggio. E del resto, a parte Benacer che rivedremo nella notte dei tempi, tutti disponibili. Piove veramente tanto a San Siro, cioè, aiutatemi a dire veramente tanto. C'è Fedez allo stadio, dai, ma cioè, quello è dappertutto quell'uomo lì, che cazzo ci fa allo stadio? C'è anche Lazza, vabbè, Lazza sì, è proprio Fedez che non lo sopporto. Ci si fa, sono le 3:25, sto a prendere mentale, giuro. Anche il minuto di raccoglimento, che palle, madonna, non si può giocare più qui. Mi sa che batte Nellas. Cazzo, cantate luridi coglioni. Che teste di minchia. Vabbè, i tifosi, che teste di minchia, veramente. Boh. Se succede una cosa così, gli vieti la prossima trasferta, tifosi. Dovrebbe essere così. Secondo me, dovrebbe essere così. Gli vieti la trasferta. Chiunque lo faccia, E se lo fa la squadra di casa, gli chiudi la curva. Tanto sono loro che lo fanno. Non ci vogliono dei geni. Battono loro, come detto. L'ho visto dal gesto dell'arbitro. Al lancio della monetina, batte Lazovic. Leo, madonna. Madonna, mi fai già bestemmiare. Calcio d'angolo per il Verona. Ho paura. Cerca la deviazione. Si salva qui con Giroud. Il Milan. Leao prova a rimane lì. Palla, occhio alla battuta. Madonna, ragazzi. Meno male che sono scarsini e sotto porta. C'è Pulisic. Non l'hanno buttata dentro. Giroud sotto porta l'ha tolta. Madonna. Ma è Verona che è palito con coraggio, con ritmo, attenzione. Sì, rischia. Dai, Pulisic, che cazzo! Buona Leao, sei solo. 1-0, Rafa, come si è bevuto i difensori. Questo gol deve essere un punto di partenza, perché vi bestemmierei in faccia, cioè, v'avessi davanti. Rafael Leao, 1-0. E vi ricordo che c'erano andati vicini loro, posizione assolutamente regolare, perché il numero 23, credo Magnani, che lo tenga in gioco. Io, prima che esulti come si deve, me ne dovete vincere di partite adesso, perché dopo 5 gol del derby questo è troppo poco, e quello che avete fatto con Newcastle è ancora meno. Fedez che esulta, poi fa il podcast con Maldini e dice: non ho mai seguito il calcio. Perché non lo impiccano un personaggio del genere? Perché non lo impiccano? Cioè, esistesse la museruola per le persone, lui sarebbe il primo della lista. Se va bene, il primo tempo finirà 1-0, già ve lo dico. Io mi auguro solo che Leao tu non abbia compromesso con quella cazzata il girone di Champions League, perché saresti capace di averlo fatto. Pulisic, Giroud, Pulisic, letta bene questa situazione. Non c'è fa. No, ma perché fischi fa?
fallo. Brutta testa di cazzo. Quanto mi stai sui coglioni? Quell'aborto di merda di Maresca, ragazzi. C'è un fallo. La mette fuori, poi arriva. Cioè, ma te sei veramente un figlio di troia. Fischiala domani il fallo. Controllo, poi scivolo, su Tomori. Che lì stava rientrando. Non vado oltre con gli insulti perché poi potrei essere bannato. Sarà cazzo di però che cazzo. Prende questo pallone, apre intelligentemente. Va Krunic a tamponare, palla morbida. Sportiello. Cosa ha preso Sportiello? Azione bellissima del numero 90 dell'Ella. Cosa ha preso? Cioè, ma ragazzi, ma io dico, bellissima sterzata di Folorusso su Pulisic. Ma chi è, ragazzi? Cioè, c'ha il tempismo di mio nonno. Io veramente non lo so. Cioè, io allibito, schifato. Vi ricordo che tra due partite c'è la Lazio. Fategli fare questo movimento a Provedel o a Immobile. Fateglielo fare a loro. Permetteteglielo. Permettetelo a Mbappé. Permettetelo a Holler. Che cazzo c'è in attacco il Borussia Dortmund? Permettetelo a loro. Poi facciamo i conti dopo. Giallo per ciao, per proteste, per un fallo che non ha fatto. Fantastico. Stesso episodio di Calabria in Champions League. Perché siamo così sempre fottutamente scoperti? Poi prendiamo gol e ci si lamenta. Giroud. Madonna, Giroud. Che pitone del cazzo che sei. Non ti muovi. Non fai un cazzo. Che urto che sei, Giroud. In realtà è che chi non compra un altro attaccante è il problema, non tu. Che urto, non fa niente quell'uomo. Non si muove, non attacca. Sta lì, salta e pia le palle che arrivano in testa. Basta. Non fa altro. Che urto. Ve l'avevo detto che finiva 1-0 al primo tempo. Non mi sono sbagliato. Ultime due gol del Milan, due gol uguali. Galoppata di Leo e buona. Che poi potevano essere tre con quello contro il Newcastle, ma sappiamo com'è andata a finire. Difendetelo, Pioli. Difendetelo, difendetelo. Mi raccomando. Tanto prima o poi se ne andrà via. Sto modulo qua non funziona un cazzo. Andata bene che c'era quella palla per Leao. Madonna, Pulisic, madonna, ragazzi, che urto. E quando si perde, quando lo recuperano e quando scivola. E c'è un altro fallo che non capisco perché abbia fischiato. Va bene, fischia tutto. Sto testa di cazzo, sto aborto di merda, fischia tutto. Minuto per battere una punizione della squadra che sta perdendo. Pensate voi. Ma non c'è più tempo. Finisce. Due minuti per battere una punizione. Giustamente non fa recuperare quel testa di minchia. No, no. Fine primo tempo, già mi sono rotto il cazzo, guarda. Ma senza trovare. Rieccoci, ragazzi. Secondo tempo, sorto il sole a Milano. Primo tempo, ragazzi, male. Male perché, se devo essere sincero, va bene che è il Verona. Perché se non fosse il Verona, fosse una squadra più seria, qua c'è da preoccuparsi. Abbiamo rischiato il gol una volta e mezzo. Continuiamo a fare gol su individualismi di Leao. Inizia intanto il secondo tempo. E ragazzi, male. Male. Scala Florenzi per dare un po' di pressione. Terracciano pensa al cross. Terracciano dentro, madonna, che ancora ste incursioni. C'era Duda pronto a colpire. Prende su di lui. Palla sul mancino. Gong sinistro fuori. Se coglieva la porta qua Sportiello era rimasto fermo. Bellissimo, bellissimo, fantastico. Florenzi meglio di Calabria, solo che mette ste palle, cioè tira delle stecche verso i compagni. Si sta scaldando Adli. Bello come ti illude quell'allenatore di merda, frate. Quanto ti illudi di poter giocare anche un minuto. Non io fossi te là, tipo l'avrei già picchiato Pioli. A parte non credo che bisogna essere Adli per voler pestare Pioli, perché dopo il 5-1 nel derby andava sotterrato vivo. Punto. Mi volete dire che avrebbe giocato peggio di De Ketler Adli l'anno scorso? Non credo proprio. Bonazzoli. Improvvisamente l'Ellas. Hanno tirato. Ed è un problema se hanno tirato. Bravo Sportiello perché non l'ha vista partire. Aveva due difensori davanti. Qua c'è un fallo clamoroso. Che sto figlio di troia non fischia. Ha fischiato tutto. Ha fischiato contro il Milan ad ogni cosa. Ora lo fischia il fallo di Musa. Testa di cazzo. Ma come giallo per Musa? Ma tu stai svarionando, zio. Cioè tu veramente non hai senso di esistere. Conte aveva ragione, sempre tu Maresca. Ha fischiato un altro fallo. Non ne posso più. Non ne posso più. Un altro fallo.
quello ci ha fischiato contro. Ammonisce anche chi è dato che ci sei. Ha legato cartellino giallo. Non è possibile. Stiamo provando lì sotto di un gol, ma comunque con velocità muovendo la palla. Attenzione, Leao dall'altra parte. Leao, c'è Giroud, non gliela dare. Che tanta è una palla sprecata. Non gliela dare a Giroud. Non gliela dare. Non gliela dare. Non gliela dare. Non gliela dare. Si fa mulare il tiro Giroud. Arriva Giroud. Leao. Sponda Leao. Giroud. Che cazzo vuoi che la palla era per Musa? Cross Musa, uno contro uno. Palla dentro a cercare Giroud. In due tempi molti. Un'altra cazzo di occasione sprecata. C'era Musa solo. Giroud l'ha ridata a Leao. È incredibile. Si è fatto male Krunic. Sì. Si è fatto male Krunic. Come si è fatto male Krunic. Godo, finalmente lo toglie dal cazzo. Sì. Finalmente dentro Jovic. Vediamo come gioca sto ragazzo. Krunic, ti prego, fai come Maignan, che deve stare fuori un mese e ne sta fuori sei. Ti prego, ti prego. Non aspetto altro. Ti prego così. Ma Krunic, non capisco perché non abbiano accettato 12 milioni da Fenerbahce. Ciao bella per l'Otuschik. Buttato giù in area. Tutto regolare, ha detto lui. Tutto regolare. Non ti preoccupare. Se l'avesse fatto Tomori, rosso diretto, calcio di rigore, partita sospesa. Capito? Pulisic, fai qualcosa. Buono, si è girato. Tira! Oh, primo tiro in porta nel secondo tempo. 72esimo minuto. Va bene così. Bella parata di Montipò. Gli ha tirato centrale, però. Forte, teso. Bella parata, però. Primo tiro in porta nel secondo tempo, non male. Intanto c'è un altro fallo fischiato a Kier. Ma sì, ma abbondiamo quei falli, dai. Ecco Cabal. Cabala, il cross, ci sono andati vicino. Che termina alto. Follow Runcio. Sì, zio, ma tiene un pallone qua, fa un fallo e ha ammonito anche Pulisic. Ha ammonito anche Pulisic. Vado io a fare l'arbitro, ci vado gratis. Il suo riscaldamento e la gratis. Quello che vuole. Al massimo vi chiedo un panino dopo la partita. Vado gratis. E provare Pulisic che prova a difendere questo pallone. C'è un fallo! Non è falloso su di lui. Strano, brutto pezzo di merda. Strano che tu non l'abbia fischiato, vero? Ovvio che lo metteva Pobega, no? Secondo me Pobega e Krunic pagano Pioli per giocare, per forza. Comunque ragazzi, vi invito a seguire la pagina Instagram Le Bimbe di Calulu. Lo so che è un po' che non ho fatto sponsorizzazione a loro, ma credo che il momento che sta vivendo il Milan sia parecchio più drammatico e sia un mood abbastanza triste per poter parlare di cose felici. Oggi le cose stanno andando leggermente meglio rispetto alle ultime volte, quindi posso anche concedermi degli off topic. Comunque ci facciamo sponsorizzazione a vicenda e quindi oggi non è che mi ero dimenticato di sponsorizzarle, però in mezzo a tutta la merda che è passata ultimamente abbiamo avuto problemi un pochino più grossi. Comunque andatevi a seguire su Instagram, sono una pagina tipo simpaticissima. Pulisic, buona per Musa. Musa, devi andare in porta. Musa, 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 Musa. La parata, ancora lì Okafor, è uscita. Occasione Milan. Peccato. 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 Sì, perfetto. Il collo ci un altro fallo. Perfetta dello spazio. Vai a terra anche Musa. Massi, Massi, Massi. Ma la mettete fuori sta cazzo di palla! C'è Musa a terra. Oh, non mettono fuori la palla! Coglioni del cazzo! Andate in Serie B! Che già ci dovevate andare l'anno scorso. Teste di minchia. 6 di recupero. 6 minuti di recupero che cominciano adesso. Finisce più 2 ore e mezzo di live, ragazzi. Mi sto veramente rompendo il cazzo, raga. Jovic chiama la palla. Si ferma Okafor. Jovic fermo. Bellissimo. C'è un fallo. Basta. Pobega. 5 metri Okafor. Sbaglia il passaggio. Però lui è una delle chicche di Pioli. È una delle chicche di merda di Pioli. E giocherà sempre. Ve lo sorbirete finché Pioli sarà sulla panchina del Milan. Finché Pioli sarà qua a prendere 5 gol un anno sì e l'altro pure, vi sorbirete Pobega e Krunic. E certi giocatori nel Milan non ci possono giocare. E certi allenatori in Milan non lo possono allenare.
e uno di questi è Pioli. Kafor per Jovic, regolare Jovic. La parata di Montipò. Quinto tiro in porta, si è fatto un gol solo all'ottavo minuto. Ha fatto fallo, un glass su Jovic, ha fischiato fuori gioco che era dentro di un metro. Vi rendete conto, ragazzi? Di che arbitri abbiamo in Serie A? Fischia, dai. Di difendere, no, questo risultato. Io Pioli, il giorno che ti esonereranno, perché prima o poi quel giorno arriverò, che dalle dimissioni o qualsiasi cosa succede, io faccio una festa che neanche ti immagini. Io preferisco andare in Serie B con qualsiasi altro allenatore che stare in Serie A con un coglione come te. E qua ho detto tutto. Ci vediamo per Cagliari Milan, che riserverà delle sorprese se continuiamo a giocare così. Basta.